una settimana che per Cantiano è anche una settimana di ripartenza, ecco, dopo un periodo di difficoltà legato all'evento alluvionale, quindi è una settimana di riscatto che ruota attorno a una figura che condividiamo, ecco, col Comune di Pesaro, che è un nostro caro artista, Oscar Piattella, e attorno alle sue opere la volontà è quella di raccontare un intero nostro territorio, dalle sue eccellenze, ecco, archeologiche, storiche, artistiche, ma anche quelle delle tradizioni legate anche al paniere delle tipicità, i nostri grandi eventi. Quindi ecco una settimana in cui si racconterà per il tramite di questo nostro artista l'intero territorio cantianese. Ogni giorno sarà dedicato ad un'opera del maestro Piattella, al colore di un'opera, e in base a quello verrà affrontata un aspetto, una tematica del territorio di Cantiano. Ci saranno in particolare due eventi teatrali, che sono uno dedicato alla strage di Serramaggio, l'eccidio rimasto insoluto, quindi un fatto di sangue avvenuto nel territorio di Cantiano nel 1936, che non ha avuto mai una soluzione e che ancora fa proprio perché è restato, insomma, i responsabili nel mistero. E un altro legato alla Via Flaminia, quindi alle ricchezze archeologiche che il nostro territorio presenta, che racconta il viaggio del poeta Orazio lungo la Via Flaminia, che appunto conserva delle importantissime emergenze di età augustea proprio nel territorio di Cantiano. Ci saranno escursioni nel territorio, una passeggiata a cavallo, perché il cavallo caratterizza proprio la nostra Cantiano, quindi pensiamo che sia proprio una nostra caratteristica, una nostra tipicità, e in più concerti sia in piazza che nelle vie del centro storico, da Fano Jazz ai suoni delle Alte Marche, alla conclusione in piazza con la cover band di un'icona pop come Raffaella Carrà. Gli spettacoli del programma di Pesaro Capitale della Cultura sono due, il 6 e il 10 agosto, e saranno uno riguardante la strage di Serramaggio, che è una contrada che sta proprio sopra i monti di Cantiano, e mentre quello del 10 sarà una rivisitazione della Satira Quinta di Orazio. E noi come TAM Teatro Alte Marche siamo onorati di far parte di questo programma, ovviamente, e abbiamo tanti altri progetti sul territorio, tra cui, ecco, delle date qua nella vicina Fano, abbiamo Marche Storie che verrà fatto appunto a fine agosto, inizi di settembre, quindi cerchiamo di lavorare sempre sul territorio. Noi ci piace, ecco, coinvolgere più persone possibili in questo senso.